Dei capelli affligge l'uomo sin dai tempi più remoti e sicuramente può diventare un handicap estetico e dal punto di vista psicologico creare dei seri problemi. Anche Paolo viveva male questa sua situazione, decise tempo fa di intervenire. Vi vogliamo riproporre la sua storia e quali sono stati gli sviluppi. Qui ciò che ho. Ciao, sono Paolo, ho 34 anni, lavoro in un ospedale a Roma e ho due bambini, una si chiama Giada e l'altra Aurora. Sono sposato da 5 anni. Questo lavoro mi ha dato parecchie soddisfazioni, mi ha forgiato come persona perché mi ha fatto conoscere quelle che sono le realtà della vita e me le tengo tutte dentro perché ogni giorno mi fanno andare avanti con più voglia, anche per chi magari non può farlo. Lavorando con persone che purtroppo stanno male nei reparti di un ospedale, vedi le persone che soffrono e quindi riesci a capire quali sono le priorità giuste, a volte con un sorriso, con un gesto, con un atteggiamento anche con le persone con cui ci troviamo davanti. Aiuta molto perché il fatto di sapere che non è solo, che si può aiutare anche con un semplice gesto di incoraggiamento, d'amicizia, può aiutare molto. Questa è una cosa che molte persone che lavorano nel campo ospedaliero sanno e lo fanno ben volentieri. Giorno dopo giorno è silenziosamente costruire. E il momento in cui preferisco della giornata è quando torno a casa, che ho la possibilità magari di farmi una piccola passeggiata in maniera silenziosa, solo con il rumore del mare. Non potrei stare lontana dal mare perché il mare è tutto un insieme di situazioni, di profumi, di ricordi. Ho modo di riflettere, di pensare, di riuscire un attimino a raccimolare quelli che sono i momenti più salienti della giornata per poi avere delle piccole riflessioni. Tutta la mia vita si accentra ormai sulla famiglia perché sia Aurora che Giada prendono tutto il tempo che rimane al di fuori di quello che può essere il lavoro. L'emozione più forte che ho provato in vita mia è stato quando ho visto per la prima volta mia figlia. Non pensavo che si provasse una cosa del genere, è stata qualcosa di immenso, quel piccolo colpicino piccolino che mi guardava, cioè cercavo di interagire con lei, è stata qualcosa di forte. Quando è nata Giada mi ci sono rivisto completamente, è vero che mi era venuta voglia di chiamarla Paola, proprio, ma non per narcisismo o quant'altro, era soltanto perché veramente era una piccola copia di me. Mia moglie mi dice sempre che le faccio con lo stampo. Beh. Ti ammiro come un dipinto davanti al quale sono assorto. Allora, ben trovati, abbiamo ripreso questo discorso con il nostro amico Paolo per il trapianto di capelli. Vi presento subito gli ospiti che interverranno questa sera, cominciando alla mia sinistra, il dottor Marco Pagliari, che è specialista in chirurgia plastica presso l'Aurelia Hospital, ICP in Roma. Buonasera, dottor Pagliari. Vicino a lui il dottor Giulio Ferranti, dermatologo ed anatomopatologo presso l'IDI. Buonasera, dottor Ferranti. E poi abbiamo il dottor Antonio Arabia, che è giornalista dell'Opinione. Buonasera, Antonio. Buonasera. Allora, eccoci qui tutti quanti, dottor Pagliari, per ritrovare questo nostro amico Paolo, che aveva fatto un anno fa, o forse qualcosa di più, questo trapianto di capelli. Paolo ha fatto due trapianti di capelli. Sì, il primo nel 2006, credo fosse
gennaio 2006 e il secondo è, penso, ormai definitivo, almeno lui sembra essere contento. Insomma, si è sottoposto per una seconda volta, quindi vuol dire che già la prima per lui era stata soddisfacente, si è sottoposto ad un secondo intervento, che in genere è sempre una necessità di questo genere di procedure, perché con un intervento solo non si riesce ad arrivare ad un risultato particolarmente gradito per il paziente. È una prassi, io direi che due sedute sono sempre necessarie per motivi proprio tecnici. Comunque l'ultima l'ha fatta, la seconda la credo sia stato aprile-maggio di quest'anno, del 2007. Sì, allora, dottor Ferranti, viene la domanda, sorge spontanea, come diceva qualcuno, ma visto che i capelli sono caduti in quella zona, poi vengono reimpiantati in quella zona, avranno una memoria, diciamo, del nostro fisico e ricadranno proprio lì, oppure una volta trapiantati, no? No, assolutamente no. È stato comprovato che l'area occipitale, l'area, diciamo, posteriore del cuoio capelluto, il capello ha una memoria genetica per cui è estremamente difficile che possa cadere, sia se lasciato in loco, sia se trapiantato nelle aree in cui abitualmente l'uomo perde i capelli, cioè nella zona frontoparietale, nella zona anteriore, appunto, del cuoio capelluto. Nei decenni scorsi sono stati fatti altri tentativi proprio per cercare di comprendere per quale ragione questo accadesse. In realtà l'unica giustificazione, l'unica ragione è proprio una memoria genetica che il capello posteriore occipitale ha, differentemente da quello anteriore, per cui una volta trapiantato effettivamente si comporta come se fosse a livello occipitale, cioè se fosse rimasto nel suo luogo originale, nella parte posteriore, e quindi non cadrà. E probabilmente il paziente rimarrà per sempre con i suoi capelli. Tra l'altro vogliamo dare un'occhiata anche alla tecnica, che si è molto evoluta, perché una volta, insomma, i bisturi utilizzati davano, insomma, anche delle belle cicatrici. Allora, adesso avete delle cose da orefice proprio. A parte quello, ma considerando che i primi studi sono stati fatti, mi sembra, nel 1837 da un medico tedesco, insomma, poi il vero primo trapianto è stato fatto negli anni 50 da Warren Treich, che utilizzava delle unità da trapiantare grosse circa 4-5 mm, erano praticamente delle isole di capelli, insomma, veniva dato poi a distanza il risultato pareva buono, ma insomma vicino sembrava la testa di una bambola, quindi delle zone con ciuffettini di capelli che crescevano. Dopodiché invece la tecnica si è evoluta fino ad arrivare adesso a tecnica microchirurgica, estremamente più delicata e molto più sofisticata. Beh, ma si fa sempre uno per uno? Questa è una domanda da uomo della strada che ora mi incuriosisce. Non si fa sempre. Ora si fa uno per uno, proprio perché si è visto che in quel modo si dà un risultato estetico praticamente perfetto. Questo comporta una pazienza certosina da parte vostra in questo caso. Assolutamente. Beh, sono interventi che durano quante ore, dottor Pagliari? È un intervento che dura 4 ore almeno. 4 ore. È un intervento che dura 4 ore, è un intervento che tiene occupato più persone. Non una pazienza certosina proprio. Una pazienza certosina. Beh, sì, insomma, è chirurgia estetica. Chirurgia estetica non si corre, bisogna essere precisi e meticolosi e soprattutto trattare queste unità, che ormai sono unità di un solo follicolo, massimo due, quindi mono bibulbari, con estrema delicatezza. È un intervento fatto con microscopio, insomma, con strumenti ingranditori e di grande pazienza. Antonio, che insomma tu lavori adesso all'Opinione, ma hai girato in vari giornali, come tutti i bravi giornalisti devono fare, prima di raggiungere a meta, come diciamo noi, no? Chi ti viene in mente di personaggi dello spettacolo che hanno fatto più volte trapianti? Dello spettacolo, poi passiamo alla politica. Dello spettacolo, dobbiamo fare i nomi? No. Sì, perché no? No, dai, non facciamo i nomi. Insomma, però credo che le cose sono sotto gli occhi di tutti. Vabbè, lo faccio io, Pippo Baudo. Ma ci sono persone dello spettacolo che lo dicono chiaramente. No, Pippo Baudo ha rilasciò a me circa 8 anni fa, reduce dal secondo trapianto, perché il primo lo aveva fatto ed era stato rovinoso, perché avevano impiantato questi ciuffi di bambole e aveva avuto poi dei problemi catastrofici, capelli artificiali, è tutta un'altra cosa. Si lamentò tantissimo. Poi era forse il famoso parrucchino, detto in gergo. Sì. Utilizzava proprio per piantare dei capelli artificiali, venivano sparati sotto la testa. Praticamente sotto, questi davano poi una reazione da corpo estraneo. Sparato, che era. Sì, sparato proprio. Che colpisce, esatto, quello che. Però erano.
non erano elementi biologici, peraltro sia, e peraltro comunque davano poi quindi un, il minimo che potessero dare era una risposta infiammatoria. Dopodiché, infatti, lui ci raccontò che... Quindi lì una terapia antibiotica, immagino, sì, una serie di problemi. Di tutto e di più. E poi fece un secondo trapianto, sì, che invece questa volta andò bene a Roma, non andò all'estero come la prima volta. No, siamo bravissimi qua. Sì. Ecco, sì, questo diciamolo, insomma, senza andare all'estero, perché non, c'è non questa... Non solo a Padova? No. Queste stereofilie, beh, Padova lasciamo stare. Beh, lì... Beh, sì, la c'era la battuta. Sì, lo so che era una battuta, io la raccolgo la battuta. È insomma, andato troppo secondo... lontano, poteva stare molto più... Ecco, sì, però insomma andò benissimo questo trapianto e lui però vuole rilasciare, ripeto, tantissimi anni fa questa dichiarazione, all'epoca eravamo Telesalute, a me personalmente disse no, attenzione da chi fa del trapianto, mi raccomando mandi questa cosa perché è importantissimo rivolgersi alle persone qualificate, e in effetti abbiamo visto che... Beh, poi un bel messaggio detto da lui, soprattutto... Sì, no, è stato una veramente... È un testimonial d'eccezione, rimango sempre... Serve alla chirurgia estetica, servono dichiarazioni di questo genere. E certo, altrimenti poi si incorre... Oltre ai fatti poi, a vedere quello che... Esatto. E poi vedremo... abbiamo un altro personaggio che tu non vuoi nominare, non so perché oggi l'è presa così. No, chi è? Berlusconi. Sì, parlava di... tu hai diviso prima politica, spettacolo, adesso politica, adesso, Berlusconi, ha fatto tendenza. L'ho nominato bandana. Dicendo Padova, ecco, perché io ho raccolto, infatti. Era qua, abitando a Roma, insomma, certo. Ho voluto fare una passeggiata a Padova. Vabbè, potessi che avesse degli amici lì, dai, no, sicuramente, magari aveva qualche amico lì. E comunque anche in quel caso abbiamo visto dei risultati. Un ottimo professionista. No, eccezionali, ha portato la sua bella bandana, che è stata subito imitata da Emilio Fede, perché decisamente lui me la metto pure io. E invece c'erano dei problemi per cui portava questa bandana, ma insomma è andato tutto bene. Allora vogliamo sentire il nostro Paolo, ancora una parte della sua vita, perché un ragazzo fa l'ausiliario in un grosso ospedale romano, è un ragazzo molto appagato alla sua vita privata, ha due belle bimbe, una moglie, insomma un uomo innamorato che lavora con soddisfazione, però questo problema dei capelli, perché una volta portava addirittura una coda, e avere questo problema veramente creava a livello psicologico anche, insomma, uno stato d'ansia. Vediamo che cosa ci racconta ancora. Ho sempre portato i lunghi capelli, ho sempre... È stato un motivo di vanto perché erano ricci, erano particolari, e il fatto di vedere i capelli che avevo mi aveva un po' cambiato il carattere, mi ero un po' più nervoso, un po' più particolarmente a disagio, diciamo. Devo dire che comunque io ho contribuito molto al fatto della caduta dei capelli, perché oltre ai gel, spume che mettevo, credo che siano state le tinte che mi sono fatto ai capelli, e io non avevo quasi più nulla nella parte frontale. L'intervento già era programmato, il fatto che si potesse svolgere in due o più parti, il fatto che al primo intervento sono riusciti a mettere più di 1000 capelli è stata una cosa positiva, perché è intenso come intervento, perché comunque sono 5 ore che tu prendi bulbo per bulbo e lo rimpianti, quindi sono 1000 volte che fai lo stesso movimento. Dopo che ho levato le bende, dopo 3-4 giorni, a cui ho visto i capelli che erano stati trapiantati, c'è stata subito una caduta della prima parte. Vedere che tutto quel lavoro si cascano in poco tempo, rimani un attimo scioccato. Dico, ma come? Ci hanno messo tanto per attaccarli, invece era una cosa completamente fisiologica a cui ero stato già avvertito. Dopo un anno posso dire che sono completamente soddisfatto, una ricrescita costante, continua e fitta, insomma, perché comunque io non avevo quasi più nulla. Mi sono accorto che questi che sono stati trapiantati erano più forti di quelli che avevo sempre, e vado fiducioso per il secondo intervento, che servirà proprio a fare un riempimento di quelli che possono essere gli spazi che sono stati dovuti lasciare fisiologicamente. Cioè, ancora un elastichetto bellissimo, non voglio fare un bel codino. Quindi tutte le mie speranze sono su quello. Insiste Paolo con questo codino, un po' una sua fissazione, perché era diciamo orgoglioso di portarlo una volta e vuole ritornare su questa sua voglia, insomma, di esibire i capelli. Dottor Ferranti, portare i capelli raccolti con un elastico, poi a capelli trapiantati, può aiutare la caduta, oppure questa è una diceria
Quindi non ha nulla a che vedere con la salute dei capelli. Non ha nulla a che vedere con la salute dei capelli, come è una diceria che lavarli spesso favorisce la caduta dei capelli, anzi. L'igiene, la pulizia del cuoio capelluto, il contrario. Anzi, cioè, è il contrario, è vero che i capelli molto sporchi poi esatto, quindi favorisce. Tu usare il casco, un'altra diceria. Allora, lo dice per lui. In qualche modo, allora, effettivamente è una diceria, cioè vedi? In questo senso che messo poiché il sostanzialmente nell'uomo, in modo semplicistico, il capello cade perché recepisce in modo eccessivo lo stimolo ormonale, non che ci siano più ormoni in circolo, cioè che un'altra dicevolina simpatica, esatto, che parolina chi magica, ha molti ormoni, questo è ovviamente falso, però ecco, dobbiamo immaginare che il capello, spadiamo un po' di miti, insomma, esatto, il capello ha dei recettori che sono avidi di ormone maschile. Sì. Fin quando questa avidità è nell'ambito della normalità, tutto va bene. Quando è eccessiva questa avidità, quindi mangiano, tra virgolette, troppo ormone maschile, allora il capello comincia a soffrire e cade. Certo. E questa è, in modo molto semplice, in poche parole, in parole molto povere, l'alopecia androgenetica, la caduta dei capelli. Stop, ci fanno segni alle regie inequivocabili. Dottor Ferranti, lei ci affascinerà con questi suoi racconti, perché poi ci fa dei racconti anche di narrativa, dottor Ferranti, non solo trattati di medicina. Affascinanti subito dopo questo blocco pubblicitario. Io prima vi ricordo la nostra mail, operazionebellezza@yestv.com. E devo fare un saluto speciale a un amico, un telespettatore, Daniele, che ci manda tantissime mail, che ci segue con grande affezione e che addirittura si prende tutti i filmati di Operazione Bellezza e li passa su YouTube. Praticamente è diventato il mio manager, io l'ho nominato, perché si prende le trasmissioni e le trasferisce lui. Grandioso. Grazie Daniele, ci vediamo dopo la pubblicità. Allora, eccoci di nuovo in onda, dottor Ferranti, stava finendo allora, il suo discorso. Stavo dicendo questo, che indubbiamente quindi il problema è un problema di recettori addirittura del follicolo pilifero nei confronti dell'ormone. In tutto questo il casco naturalmente non può entrarci, no? Questo è evidente. Però è anche vero che traumatismi cronici sul capello, pur non favorendo la caduta del capello, perché il problema è comunque sia, almeno nell'uomo, nel 99% dei casi, un problema di tipo di recettorialità ormonale, indubbiamente però può accadere quella che noi chiamiamo tricoclasia, cioè frattura del capello, alterazione del capello. Traumatismi forti, che cosa intende? Anche mettere il casco. Togliere il casco. Un'altra cosa classica può essere il pettinarli con spazzole particolarmente dure. Perciò allora i famosi 100 colpi di spazzola... No. Sarebbero sbagliati, e l'estremo di questo. Sbagliamo tutto, dottor Ferranti. Ma chi ce le dice queste cose? Beh, io sono qui apposta. No, ma noi sbagliamo, lei ci dice quelle giuste. Certo, io sono qui per. No, e la patologia, perché esiste poi l'equivalente patologico di tutto ciò, che si chiama tricotillomania, e cioè, l'atto compulsivo di toccare continuamente il capello, che porta a una frattura tale, non solo del capello, ma a quel punto, perché c'è proprio un tiraggio del bulbo pilifero, per cui c'è un'alopecia, cioè una perdita di capelli, a chiazze in genere ovviamente, che una volta che si risolve il problema ovviamente ricrescono, perché il follicolo rimane, ma se non si vanno a toccare esatto. Praticamente forse questa è una cosa più psicologica, esatto. Quindi quello è l'estremo, un tic che può portare in casi estremi. Noi abbiamo avuto esperienze nel nostro ospedale a persone sostanzialmente calve. Oddio. Perché naturalmente si sono strappati, tra virgolette, tutti. Vabbè, loro hanno pure problemi psichiatrici. La tricotillomania va da problemi minimi, il bambino, una ragazza un pochino nervosa che si tocca continuamente un punto preciso, quasi come per cercare di è un po' come la coperta di Linus, insomma, no? E quindi un problema psicologico minimo sino arrivare a problemi. Insomma, lei ci ha distrutto quello che ci sembrava un gesto elegante, anche conturbante, toccarsi. Attenzione, poi vi cadono.
un gesto elegante o conturbante non può essere ripetuto tante volte, certo, se no perde, se no, no, invece perde efficacia. Bel concetto questo, no? Dottor Pagliari, che la ripetitività, anche il caviale stanca, sì, è vero? Assolutamente, assolutamente. Deve essere proprio quel gesto carpito, improvviso, così, che tac. Quasi casuale, casuale, no? Quante, no? Cose che non è casuale, è studiato è sempre studiato a tavolino, sì, preparato. Quindi allora, la sintesi è che il casco indubbiamente comunque non favorisce la bellezza dei capelli, diciamo. Ma infatti anche le salva forze la vita, questo va però detto. Salva la vita, quindi no, alla fine, assolutamente. Sì, alla fine. Ma anche le forze dell'ordine indossano questi cappelli tutto il giorno, lamentano poi dei problemi di gradazione dei capelli. E probabilmente è correlato a questi infatti fenomeni. Anche il casco, per esempio, ricordo personalmente quando ho fatto il militare, iniziai una specie di diradamento, insomma, il basco, il cappellino, togli, metti, forse. Sì, sì, sono tutti fenomeni ovviamente minimi in questo caso, ma vabbè, che possono, Antonio sta cercando di darsi una spiegazione, vuole dire aiuto. Che producono dei danni. Ecco, ovviamente poi in realtà però, come ripeto, scherzo, la caduta vita assolutamente non è un problema. È correlata a quei problemi di recettore. Vabbè, ma poi l'uomo capellone, ma a chi piace? Parliamone. Quell'uomo col capello un pochino diradato è anche molto sexy, alle donne piace, perciò insomma. Questo forse è una questione mito di età, però insomma, di età, perché alle giovanette non almeno piace. Io sì, sì, vabbè, credo. Dottor Ferranti, lei guarderà dai 40 in su. Purtroppo. Però insomma, anche l'icona classica greca dell'atleta greco del passato è sempre rappresentato con chiome di un certo livello. Sì, sì. Il mito di Sansone, eccolo lì, insomma. Ma è antico, molto antico. Ma insomma, lei dice che ancora piace, dottor Pagliari? Beh, ancora piace, sicuro. Esistendo il problema della caduta dei capelli e nell'uomo e quindi del trapianto, vuol dire che ancora gli si dà. Sì, certo, certo. Quando poi diventa un problema. Il binomio fisico palestrato, capelli. Calvo, il palestrato in genere è calvo, ecco, perché poi fa uso di qualche sostanza. Di testosterone. Ecco, che inibisce. La parolina magica. Di dopo lì diventa la parolina magica. Una patologia vera e propria che può essere ben più, che può avere dei risvolti ben più gravi che la caduta dei capelli. Certo. Allora, vediamo a questo punto, vediamo nel RVM sulla situazione iniziale di questo primo intervento di Paolo, il protagonista di questa sera. Vediamolo insieme, il dottor Pagliari ce lo commenterà. Prego, dottor Pagliari, questa è la foto che fate allora, iniziale stiamo per facendo, vedere. Sì, la foto, qui stiamo tracciando, il mio collega sta tracciando, diciamo, la zona che andremo a rinfoltire, anzi, peraltro, al di là del rinfoltimento, questa è proprio una zona che andrei impiantata proprio sì. Perché il paziente aveva perduto, come normalmente, questa è proprio una stimate tipica proprio dell'alopecia androgenetica, insomma, l'arretramento della linea frontale con le stempiature, poi pian pianino si va verso il vertice, proprio per i problemi che prima aveva detto il collega dermatologo, dottor Ferranti. È quella la zona caratteristica dove vengono perduti i capelli nell'uomo, mentre la zona della corona, quindi occipitale e parietale, sono capelli che non cadranno mai perché non sono soggetti, diciamo, al testosterone, sempre ricordando che non è che chi ha più testosterone perde i capelli oppure chi perde i capelli è un gran maschio, no, è semplicemente un problema chimico e di recettori ed è genetico comunque. Certo. I capelli della regione delle stempiature e sul vertice sono capelli che hanno dei recettori per un certo metabolita del testosterone e questo laboratorio chimico che noi abbiamo produce un derivato del testosterone che per questi bulbi è tossico e quindi i bulbi muoiono e i capelli muoiono, mentre sulla parte parietale e occipitale no, è proprio, c'è anche un discorso di derivazione embriologica, sono completamente differenti, la zona che va dal vertice verso gli occhi, quindi insomma la zona anteriore dalla zona parietale, sono due derivazioni genetiche embriologiche completamente differenti, quindi con recettori completamente differenti. Ecco una cosa, abbiamo visto quella strisciolina che veniva applicata dietro la nuca, ecco, di proprio questo di Paolo, discorso vuole spiegare ai nostri telespettatori, certo, cosa il si prelievo tratta? È fatto nella zona occipitale, cioè della nuca, sì, in quella zona lì dove appunto spiegavamo per questo motivo, non perché i capelli siano più belli o diversi, no, certo, quei capelli non cadranno più perché non hanno quella sensibilità al diidrotestosterone, adesso senza addentrarci, comunque non hanno quella sensibilità che porta poi a diventare, a far sì che il bulbo regredisca e sia poi
tossico. Tra l'altro poi capello. Togliendoli da dietro neanche si vedono, no? No? È assolutamente non più visibile. Poi, la sutura è fatta in un modo, è sempre un lavoro che deve essere fatto dal chirurgo plastico, cioè c'è anche un modo di suturare che permette di non danneggiare i bulbi che rimangono lì. Una sutura grossolana distruggerebbe i bulbi in loco e quindi quella zona diventerebbe una cicatrice molto visibile, invece deve essere una cicatrice assolutamente non visibile. Certo. Allora, e a questo punto vediamo la visita per il secondo intervento di Paolo. Il paziente ha già fatto un intervento, siamo nella seconda fase, visto che lui vuole un ulteriore incremento della sua capigliatura, cercheremo quindi comunque anche visibile, perché nella prima fase abbiamo trapiantato tutta quanta questa zona, lui nel frattempo ha perduto qualche altro capello qui, ma si vedrà poi in seguito. Abbiamo trapiantato questa zona, adesso abbiamo la ricrescita completa di tutto ciò che noi abbiamo trapiantato e a questo punto andremo a incrementare nuovamente la zona praticamente anteriore. Probabilmente potrebbe essere anche l'ultimo intervento, insomma dipenderà un pochino da lui. È passato circa un anno, non ha problemi, non ha cicatrici, c'è una ricrescita completa di ciò che noi abbiamo trapiantato. La cicatrice da cui abbiamo fatto il prelievo è praticamente... sarà difficile anche adesso ritrovarla, che non la troviamo neanche noi fra questi capelli, per cui comunque una cicatrice invisibile e comunque rifaremo il prelievo nella stessa zona. Ecco, dottor Pagliari, ma il lasso di tempo fra un intervento e l'altro, un anno è stato il caso sì, di Paolo. Un anno, ma è la prassi oppure è una cosa diciamo la prassi dovrebbe essere, almeno per la nostra esperienza, intorno ai 5 mesi. Perché ecco, comunque non tutti, prima, non prima. No, secondo noi no, tutti i bulbi trapiantati non è che ricrescano con un timing completamente, direi, uniforme, ma proprio per la caratteristica proprio del nostro corredo pilifero, noi non abbiamo la muta come gli animali, cioè è un momento in cui perdiamo tutti i peli o capelli, è un momento in cui siamo pieni di peli e capelli, per cui bisogna dare il tempo a questi bulbi che comunque hanno subito anche un piccolo trauma, vengono espiantati, ritrapiantati, di riregolarsi e ricominciare a crescere tutti. Abbiamo visto che in genere nell'arco di 5-6 mesi si ha una ricrescita di tutto ciò che noi abbiamo trapiantato. Sfatiamo così che... un altro mito, il discorso di ottobre, le castagne. No, quello è per la caduta esiste dei capelli. Cioè, però insomma, quella è una caduta che non deve dare. C'è una caduta sempre, tutti i giorni, circa 100 capelli al giorno. Il problema è la non ricrescita. Certo. Che porta poi al diradamento dei capelli e al fatto che poi si arrivi a situazioni... Quindi il detto popolare è confermato. Sì, sì, sì. Allora, dottor Ferranti, può essere di ausilio tra un trapianto e l'altro una terapia farmacologica o innescare un altro procedimento può disturbare, ecco? Ma allora, se il trapianto è effettuato con maestria, in realtà sostanzialmente non è necessario una terapia di supporto, e parliamo ovviamente di terapia medica. Certo. Che cosa significa maestria? Non soltanto la parte tecnica, questo è logico, ma anche la scelta del tempo e la tattica, diciamo, sì, del trapianto. Cioè si sa che più o meno la caduta dei capelli per cause ormonali, quindi la classica alopecia androgenetica, quella che abbiamo, diciamo, noi uomini, nella media comincia intorno già ai 15-16 anni, per però rallentare fino a quasi a fermarsi intorno ai 30 anni. Si dice che chi ha capelli a 30 anni non diventerà mai calvo, diminuiranno un pochino nel corso dei decenni, cosa. Ma proprio calvo, no, perché la grande quantità di caduta, anche per chi è geneticamente predisposto, si svolge tra il 16° anno di età e il 30° anno di età. Quindi è verosimile che dopo i 30 anni la caduta rallenta di per sé stessa e quindi è molto improbabile che il paziente diventi completamente calvo. Quindi se il trapianto è effettuato in un'età superiore ai 30 anni, ci si aspetta che i capelli che erano presenti prima non cadranno. E quindi non sarà necessario nessun altro tipo di terapia, perché il paziente avrà i nuovi capelli trapiantati e i vecchi, quelli che ormai già geneticamente non cadranno. Bene, allora ancora diamo la linea alla regia, poi torniamo in studio perché parleremo anche di farmaci, categorie di farmaci che possono influire sulla caduta dei capelli, subito dopo questo blocco.
Allora eccoci di nuovo qui, vi ricordiamo la nostra mail operazionebellezza@yestv.com. Allora, dottor Ferranti, dicevamo, esistono delle categorie di farmaci che possono influire sulla caduta dei capelli? Beh, se sì, sì quali? Più conosciuti, più famosi sono gli antiblastici, cioè i farmaci che vengono usati in patologie neoplastiche. Sì. Nonostante questo, però, sono comunque cadute di una perdita di capelli, una alopecia, che è comunque costante nel tempo. Perché? Perché il capello viene colpito dal farmaco, sì, in una certa fase del suo sviluppo, abitualmente nella fase iniziale che si chiama anagen, insomma una fase di maggior sviluppo, per cui c'è un arresto della crescita del capello, per cui effettivamente c'è una caduta, non ricresce il capello, ma il follicolo non è fortemente danneggiato. E quindi sostanzialmente una volta sospeso il farmaco, il follicolo ricomincia a sviluppare a fare il suo lavoro, che è quello di sviluppare il capello, il follicolo pilifero, il capello vero e proprio, e quindi nel giro di non molto tempo il paziente ritorna con i suoi normali capelli. Però certo, la categoria principale è sicuramente quella. È sicuramente quella, però abbiamo detto che insomma poi ricrescono, perciò è una cosa temporanea, anche perché insomma lo sconforto che hanno le persone che aumentano una patologia neoplastica si aggrava anche nel vedersi una condizione disagevole dal punto di vista estetico, ma insomma sono informati del fatto che poi finite le terapie le cose riprendono. Esatto. Allora, e vediamo la clip su questo primo passaggio di intervento di trapianto dei capelli. Disinfettiamo il campo e la zona su cui faremo il prelievo, che poi andrà sezionato nei micro innesti da uno o due capelli al massimo. Sentirai un pizzichino appena appena. Allora, la zona viene infiltrata con una soluzione di anestetico locale, adrenalina, in modo da limitare poi il sanguinamento, visto che il cuoio capelluto è estremamente irrorato e sarebbe comunque poi fastidioso anche per l'intervento. L'incisione che passa sulla vecchia incisione dello scorso anno che siamo riusciti a ritrovare. È un'incisione inclinata per cercare di evitare di rovinare al massimo i bulbi, che in questa zona hanno chiaramente un loro orientamento. Una volta prelevato il pezzo, lo daremo poi al tecnico che provvederà alla preparazione degli innesti. Qui comincia, diciamo, la fase microchirurgica dell'intervento, perché contrariamente a ciò che si faceva un tempo, dove venivano impiantate insomma, diciamo, delle zolle contenenti poi 7, 8, 10 bulbi che poi davano l'effetto bambola, quello che si fa oggi invece è sezionare praticamente quel prelievo che abbiamo fatto in unità da 1-2 bulbi, che quindi porteranno 1-2 capelli. Per fare questo è necessario operare con strumenti ingranditori appositi, in questo caso il tecnico ha infatti degli occhiali che ingrandiscono 4 volte. Lui vedrà praticamente dei tronchi che per noi invece sono praticamente delle capocchie di spillo neanche. Lui invece così riesce a fare un lavoro molto accurato, che deve essere appunto molto accurato per preservare l'integrità dell'innesto, ed è l'unico sistema, perché a occhio nudo invece si avrebbe uno spreco inutile di tutta quanta la zona prelevata e la distruzione di moltissimi bulbi. Questi poi, una volta sezionati, andranno reimpiantati sempre con tecnica microchirurgica. Bene, abbiamo visto quale lavoro così veramente delicato viene eseguito dal dottor Pagliari per effettuare questo trapianto di capelli. Infatti vi abbiamo detto che dura alcune ore, però il risultato è assolutamente definitivo e questo è un gran conforto per il paziente, che tra l'altro dorme, insomma sonnecchia. Ma dunque, è un intervento che non sente assolutamente nulla. No, si può gestire tranquillamente in anestesia locale. Il paziente si scoccia, però bene o male si scoccia, perché è lungo a mantenere la posizione, però insomma si fanno due chiacchiere, si scherza, si parla del più o del meno. Il tempo passa e tutto sommato abbiamo visto che passa più facilmente per il paziente che per noi. Lo credo, anche perché ho visto che voi dovete usare il microscopio, occhiali particolari, occhiali ingranditori, tutto uno strumentario di microchirurgia, insomma ci vuole una, come diceva il collega, maestria, delicatezza. Assolutamente. Non vanno assolutamente rovinati questi bulbi. Certo. Dottor Ferranti, una volta si parlava di una molecola che faceva immediatamente ricrescere i capelli, però al momento che si interrompeva ricadevano tutti. Ecco, ancora si usa questo farmaco? Allora, in realtà viene usato. Sì.
perché di fatto è un vasodilatatore e quindi apporta maggior flusso di sangue al cuoio capelluto e quindi migliora il trofismo del cuoio capelluto e quindi del capello. Effettivamente si hanno dei miglioramenti. La ricrescita però è dei quelli che vengono definiti i pelivelli, cioè dei capelli molto piccoli, molto sottili, e che possono dare esteticamente un minimo di miglioramento, ma in realtà la sospensione di questa molecola piano piano ricomincia la caduta. Quindi effettivamente non è assolutamente una terapia che può risolvere completamente il problema, può essere una terapia di supporto, il mio giudizio è questo sinceramente, che allo stato attuale delle cose la vera terapia è una terapia chirurgica. Sì, ancora, allora come bisognerà trattare questi capelli, dottor Ferranti, dopo il trapianto? Mi riferisco, bisognerà usare degli shampoo particolarissimi, bisognerà lavarli tutti i giorni, bisognerà non usare phon caldi, ecco, quali sono i consigli? Allora, devono essere trattati come dei capelli normalissimi. Normali. Anzi, come diceva il paziente giustamente, quasi sono ancora più robusti dei vecchi capelli perché vengono appunto dalle zone occipitali, quindi devono essere trattati con normale delicatezza. È evidente che lo shampoo da preferire debba sempre essere uno shampoo pH acido e non segnatevelo, signore e signori, perché poi dopo me lo richiedete nella mail e me lo dimentico, mi devo riguardare la cassetta pH acido. È per un semplice concetto che è questo: gli shampoo a pH basico fanno male ai capelli. Ascolti, come si fa a leggere e capire questa cosa dalle etichette? Qualunque dermatologo conosce perfettamente queste cose, anche quelli neutri. Volevo arrivare a questo. Eccolo qua. Tutti quanti, no? Dice, allora faccio il famoso shampoo neutro. Allora, quando uno shampoo entra a contatto con l'acqua, che è ovvio perché essendo shampoo entra in contatto con l'acqua, l'eventuale pH neutro, no, diventa basico. E quindi è necessario avere degli shampoo che siano leggermente acidi. Per intenderci, ci sono questi shampoo che fanno meno schiuma. Un pochino meno schiuma. Meno meno schiuma. Però ripeto, un qualunque specialista sono moltissimi. Quindi per quanto riguarda lo shampoo, questo. Per quanto riguarda gli altri tipi di trattamento, ecco, ad esempio, abbiamo fatto l'esempio del phon. Sì. Beh, insomma, è corretto non bruciare il capello normale come quello trapiantato. Ma questo è evidente, insomma. Certo. Ecco, quel minimo di. Però ecco, la cosa fondamentale, credo che sia importante per il paziente alla fine, che lui avrà dei capelli completamente normali. Questa è la cosa fondamentale. Che soddisfazione, dottor Pagliari, lei ridà la vita a questi pazienti, perché guardate, non c'è niente di più angoscioso di vedere i propri capelli che cadono, ha proprio un senso di malattia, un senso di sconforto, perché poi ognuno è abituato a vedersi in un certo modo e vedere cambiare la propria figura è uno shock fortissimo. Sia per uomini che per donne. Allora, sapere che esistono delle soluzioni definitive offerte dalla chirurgia plastica è veramente un conforto notevole, no, dottor Pagliari? E allora vediamo la clip sulla seconda parte di questo intervento, così avete ancora di più un'idea di che cosa si tratta. Si tratti. Prepariamo gli alloggiamenti per gli innesti utilizzando un bisturi estremamente piccolo. Le incisioni vengono praticate in modo da rendere più folte le zone che sono state trapiantate nel precedente intervento, per cui sempre con l'ausilio degli occhiali ingranditori si riesce a praticare le micro incisioni negli spazi vuoti fra gli innesti che sono stati posizionati nel precedente intervento. Divarico l'incisione che ho fatto prima. Una volta divaricata, all'interno dell'incisione inserisco molto delicatamente l'innesto. Bisogna naturalmente trattare con grande delicatezza, insomma, queste piccole unità anatomiche. Infatti utilizziamo delle pinzettine da microchirurgia, gli occhiali ingranditori, molta pazienza, cercando anche di, inserendo una volta inseriti appunto questi innesti, dare anche loro un certo orientamento per seguire quello che è l'orientamento fisiologico del capello del paziente. A questo punto abbiamo già rinfoltito tutta quanta questa zona,
che è quella di primo impatto proprio visivo. Adesso pian pianino cominciamo anche a riempire la zona posteriore. Questo da un bulbo preferibile utilizzarlo sempre nella zona anteriore. Dopodiché man mano che si va posteriormente si possono utilizzare da due o da tre. Il campo, come vedete, rimane ancora esangue. I bulbi ormai sono circa anche alcuni a meno di un millimetro l'uno dall'altro. Vengono ridivisi gli spazi del precedente intervento, per cui insomma si ricrea, diciamo, una fortezza fisiologica e che sicuramente sarà di soddisfazione per il paziente. Allora Paolo, come va? Tutto ok. L'intervento l'abbiamo concluso, come ho detto abbiamo rinfoltito tutta la zona anteriore, la zona insomma che lui ci aveva richiesto. Questo è l'aspetto finale, per cui praticamente gli innesti sono tutti quanti inseriti bene, queste piccole cosine bianche che si vedono sono appunto alcuni degli innesti, la cute in questo momento è un po' gonfia, nell'arco di 48 ore non si vedrà assolutamente più nulla, non ci saranno crosticine, non ci sono segni e quindi nell'arco di 48-72 ore si può tornare normalmente all'attività quotidiana. Allora, eccoci qui in studio e con noi è anche Paolo. Paolo, buonasera e ben trovato. Ti trovo in ottima forma. Grazie. Ti sei dimagrito, Paolo? Pochino, sì, sì. No, pochino, tantino. Quanti chili hai perso? 8, 7. Una decina di chili? Sì, sì. Allora, ti sei fatto più bello perché ti sei fatto il trapianto. Guarda, ecco, che capelli, eh? E questo ti ha dato lo stimolo pure a dimagrire? Sì, sì, sì. Incredibile, no, Paolo. Sì, l'autostima aumenta. È vero? È vero, sì, sì. Beh, non è che aumenta troppo poi, combini no, qualche no, danno, no? No, no. Mi raccomando, c'hai due figli, eh? No, no, assolutamente. Tranquillo, Paolo. Tranquillissimo. Senti, allora, tranquillizza i nostri telespettatori. Hai sentito dolore? Assolutamente no. No, anzi, io devo ringraziare tutti l'equipe del dottor Pagliari, che sono stati fantastici, ma veramente neanche un minimo di dolore. Niente. Né prima né dopo. Assolutamente. Poi, dopo questo primo trapianto, tu hai trattato i capelli naturalmente, lavandoli, così? Ecco, vedi, ci metto la gelatina, un goccettino di gelatina. Ah, pure, capito? Pure. Ecco, la gelatina, rovina i capelli, dottor Ferranti? Oddio, insomma, è sempre un po' quel discorso del trauma, quindi di per sé stesso non è che agisce proprio sulla causa della caduta, però insomma li traumatizza un pochino, però via. C'è una cosa, un pochino, però ho trovato che sono molto più forti di quelli. Sì, sì, si diceva prima, perché sono geneticamente più forti. Sì. Allora, insomma, tranquillamente li tratti come sempre. Sì, sì, no, sciampi normali. E adesso è definitivo. Basta, non devi fare più niente, Paolo. No, dico, la prossima facciamo le trecce. Beh, lui c'ha sempre questa idea del codino, ma insomma adesso può farlo, quindi, ma finché li porta di un millimetro. Sì, è ancora elastico il codino. Sì, 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 ancora. Però devi stare un paio d'anni senza tagliarli. Sì, più. No, infatti è quella la cosa, però io già l'ho tagliati più 3-4 volte. Sì. Nell'arco da aprile adesso, per pareggiare un attimo, perché comunque la misura di questi di lato erano un po' più lunghi, giustamente. Certo, certo, allora per pareggiare l'ho tagliati diverse volte, però sei soddisfatto, adesso sono insomma, soddisfattissimo. Tua moglie che dice? Hai ritrovato contento. Il Paolo di prima? Sì, beh, sì, è vero. Perché dici ma? Beh, perché no, forse lei mi ha conosciuto quando avevo i capelli, proprio forse io li portavo tutti rasati, li portavo. Ah, prima perché, prima sì, ancora perché rasati. Alla fine alla ne fine fatte di storie con questi capelli tu, sì, perché poi quando cominci a perderli la prima cosa che uno fa per evitare qualsiasi situazione è leva tutto, dice tanto la boccia mi sta bene. Allora, rasare i capelli fa male? Poi non no. ricresceranno più? Perché anche c'è un'altra dicerie popolare che dice vabbè, una volta che si rasa i capelli poi non crescono più. No. Assolutamente no, e un'altra dicerie è esattamente il contrario, che li fortifica. Ovviamente anche questo non è vero. Devo dire però una cosa, che tenere i capelli piuttosto corti favorisce le eventuali terapie, diciamo, quelle locali, cioè uno shampoo che abbia che non dovrebbe detergere molto bene il cuoio capelluto, se noi lo utilizziamo su dei capelli che sono lunghi 6 metri, è evidente che lo shampoo ha difficoltà a arrivare al cuoio capelluto e quindi a detergerlo. I capelli più corti favoriscono la presenza del
del detergente in questo caso sul cuoio capelluto. Ecco, in questo senso sì, ma non è vero né che poi non ricrescono né tantomeno che migliorano. Anzi, tagliare i capelli fa bene proprio per la salute del capello ogni tanto, no? Beh, nel senso che possono essere trattati meglio in sì. quanto il cuoio capelluto, perché in realtà noi andiamo a detergere il cuoio capelluto, no? Mm. Con i vari shampoo, certo. oli, eccetera, eccetera. Ecco, allora, se non riesce a arrivare sul cuoio capelluto il sapone, perché in fondo è un sapone, sì, sì, certo. Evidentemente non può, il cuoio capelluto non è ben lavato, non è ben... Bene, grazie dottor Ferranti. Allora, linea alla regia, vi ricordiamo sempre la nostra mail, operazionebellezza@istv.com. Ci vediamo fra un attimo. Allora, eccoci di nuovo in studio a continuare questo nostro discorso sul trapianto di capelli di Paolo, il nostro amico, che ha avuto un primo intervento e poi a distanza un secondo per definire la situazione. Ancora una domanda vorrei fare al dottor Ferranti prima di continuare. Allora, lui ha i capelli ricci, proprio ricci, si vedono, no? Ecco, ma è vero che il capello riccio è un capello malato, il capello liscio no? No. Assolutamente no. Allora, questo è un fatto proprio razziale, e cioè noi indoeuropei sì. abbiamo tutti un capello ovalare. Poi chi ce l'ha meno ovalare ce l'ha quel liscio, tra virgolette, sì. chi ce l'ha più ovalare ce l'ha riccio. Ecco. I camitici in Africa hanno invece il capello arrotolato, sì. proprio perché la sezione del capello è differente rispetto alla nostra. Sì. I capelli veramente lisci ce l'hanno, sono le popolazioni medio orientali o dell'estremo oriente, in modo particolare sì. una nazione in particolare, i vietnamiti, hanno il capello più cilindrico al mondo, quindi un capello assolutamente cilindrico, quindi assolutamente liscio. Quindi il fatto del capello riccio è legato alla sezione del capello, che è leggermente ovale, come la palla da rugby. Mm-hmm. Allora, chi ce l'ha un pochino di più è più riccio, chi un pochino di meno liscio, ma in realtà la razza indoeuropea non potrà mai avere il vero capello liscio, che è quello cilindrico, e lo dobbiamo andare a cercare dalle parti del Vietnam. Bene, grazie dottor Ferranti, lo vorrei far vedere questo giornale che per, dove appunto lavora Antonio Arabia, giornalista, l'Opinione, pezzi curiosi, molto particolari di politica, eccolo qua uno, eccolo qui un altro numero sul Cavaliere Solitario che ci ha sì. fatto particolarmente sorridere, eccolo sì, qua, il Cavaliere Solitario. Naturalmente d'Opinione. L'Opinione, sì. Un giornale di commenti più che sì, altro. Sì, è interno, bello il titolo, no? Esatto, al cui interno abbiamo anche due pagine di media, quindi approfondiamo tutta la questione degli ascolti, sì. La questione dello share, delle trasmissioni. Ci sono pochi viste. Giornali che fanno questo, esatto, veramente pochi. Esattamente, per esempio nel numero di oggi c'è un... che non è quello, è quell'altro. L'altro, scusa. C'è un interessante, come dire, duello, un duello a distanza. Tra? I telespettatori ricorderanno sicuramente domenica, sì. in due salotti televisivi diversi, c'è stato, in un salotto c'è stato... una sfida all'ultimo telespettatore. Esatto. Eccolo in un salotto qua. Televisivo ospite da Fabio Fazio, il presidente del Consiglio Romano Prodi. Sì. E in un altro salotto televisivo, ma più, come dire... calcistico, Silvio Berlusconi, il leader dell'opposizione. E questo è stato un duello, proprio un vero e proprio duello, sì. A colpi di share. Uh-huh. Non diciamo com'è finito, perché insomma... no, diccelo com'è finita, dai. Beh, insomma, il titolo forse è esplicativo, insomma, dice tutto, forse dice niente, ma comunque a distanza in salotti TV diversi, no, non lo dice. Insomma, sono andati, diciamo, pari. Pari, sono andati pari. Sì, 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 sì. Beh, interessante, comunque interessante, però, ecco, no, interessantissima questa parte. A parte che tutto il giornale è un po' diverso da quello che siamo abituati a vedere su tutti i famosi, i magnifici cinque, no? Messaggero, Corriere, Repubblica, Il Tempo e l'altro... La Stampa. E La Stampa, e Il Giornale, scusa, e Il Libero, vogliamo dire pure questo. Ma insomma, è un giornale questo che fa veramente opinione. Tra l'altro...
spesso scaturiscono dei dibattiti politici proprio da affermazioni che vengono riportate dall'opinione. Non è a caso l'opinione crea opinione, sì, che è un grande vanto per i giornalisti che ci lavorano, vedere insomma che nel transatlantico si parla di quello che avete scritto, sì, voi. Sì, anche quello, sì. L'opinione in qualche modo fa opinione. Fa opinione, insomma, questa è una soddisfazione, sì, ovviamente. Piccolissima soddisfazione, grande soddisfazione, perché è un riconoscimento al lavoro che si fa quotidianamente. Tra l'altro, ecco, Antonio Rabbi è anche stato giornalista di .com, sì, il giornale che si occupava interamente di televisione. E infatti, ecco, anche in quelle pagine ci sono riportati questi dati, abbiamo dei, sì, confronti, sì, anche proprio con i dati che ci dà l'Auditel. Certo, perciò insomma tu sei un esperto di televisione. Sì, di immagine. Immagine. Come giudichi quello che offre ultimamente la televisione? Beh, c'è stato un appiattimento, giudico, una caduta, sì, oppure? Sì, diciamo di sì. C'è stato un grosso ripiegamento verso la TV del reality, la TV, sì, forse mi costa un po' dirlo, un po' trash, però sì, forse tira più un reality che una trasmissione seria, di approfondimento, mm-hmm, anche politica. Cito un caso emblematico per tutti, che sanno tutti, anche diretti interessati, Porta a Porta, quando ha degli ospiti politici ha una share più bassa rispetto a quando ha un altro tipo di programmi, di non so, di cronaca, o non so, vogliamo pensiamo al caso di Perugia in questo momento, sì, per non parlare sempre del caso di Cogne. Queste puntate sono più seguite rispetto alle altre in cui la politica la fa da protagonista, insomma. Non come dire che insomma questa cosa, sinceramente non immaginavo. Invece sì, perché purtroppo questo quindi è un problema proprio grave proprio per l'Italia, proprio per gli italiani, sì, ecco, proprio diciamo, sì, infatti insomma, sembra evidentemente proprio, c'è il pubblico, la televisione sovrano deve seguire un pochino, adora, no? E vedere infatti, dal buco della serratura, esatto, i fatti degli, esatto, altri, e questo poi spinge più a fare puntate, scatole, ho detto Porta a Porta per non dire Matrix, ma sì, insomma, ecco, il caso che investe la fascia che è più di cronaca e più, non so se dico voyeuristica, un po' più forte come, certo, come aggettivo, però insomma è quello, ma infatti esalta l'interesse degli signori spettatori. Signori miei, se voi sapeste quanto costa una puntata dell'Isola dei Famosi, dove ci sono dei cachet pazzeschi, si vale 300, 400, 500 mila euro, andiamo, a persona, tutto lo staff, ci sono 500, andiamo, tecnici. Che dice quanto si può muovere noi? No, andiamo! No, volete andare? No! Ma poi avete visto il dottore che ha destato l'ilarità di tutto lo studio? Perché ovviamente noi per mestiere dobbiamo guardare un po' tutta la televisione. Certo. Si è presentato lui con la coda di cavallo lunga fino qui, lo studio si è alzato in piedi, dice, ma dove l'hanno preso questo? L'unico medico strano stava, medico ufficiale dell'Isola dei Famosi. Veramente, vabbè, ecco. In quanto medico ufficiale dell'Isola dei Famosi doveva avere physique du roll. Sicuramente. In realtà io proprio, ecco, ieri ad esempio, c'era cioè proprio l'esempio tipico, perché sia Porta a Porta che a Matrix facevano, sì, le due trasmissioni sulle due problematiche appunto, sì, molto voyeuristiche, come si diceva, e io appunto cambiavo disperatamente fin quando ho proprio cambiato perché non sì, non poi non ovviamente piace, si contendono gli ospiti, insomma, e poi sì, tutto sì, un circo molto da virgolette una cosa, ecco, devo dire, sono ma c'è gente cosa, che vive di ospitate, signori sì, miei, sì, vive di ospitate, che lavoro fai l'ospite, sì. Sono contento che non sono nella media di quello che piace evidentemente agli italiani. Ho sempre sognato di essere nello stesso momento dentro e fuori la società, no? È la cosa più bella, secondo me, no? Per una persona, sì, essere dentro la società, perché essere completamente contro poi alla fine... No, no. Però no, essere nello stesso momento è anche un pochino non... Cioè, si diceva un tempo, vivere come pensi e non pensare come vive. Come bellissimo. Ma poi dire, ecco, avere questi dati ci aiuta a fare proprio delle considerazioni a margine, ecco. Certo. Come dicevi tu prima, non tutti hanno questi dati, ma per una scelta. Ma per una scelta proprio del giornale, magari su un giornale anche più generalista. Come determinati giornali abbiamo visto come osannano determinate trasmissioni. C'è anche perché quello, poi ci sono, certo, gli editori che sono amici, esatto, di coloro, esatto, che producono questi programmi. Come dire, diamo fede all'Auditel, che può essere anche non riconosciuto, ma insomma è un metro di paragone che bene o male tutti quanti riconoscono, certo, nel bene e nel male. Quindi... Certo. E a questo punto vediamo chi è il gastronauta, ce lo spiega Davide Paolini in questa intervista che ci ha rilasciato. Il nuovo libro di Davide Paolini, La ricetta della memoria e l'arte di fare la spesa. Il gastronauta, ma chi è il gastronauta? Beh, il gastronauta è un neologismo che mi sono inventato un paio di anni fa perché non mi andava bene la definizione di giornalista no gastronomico o di critico no gastronomico. E allora un giorno mi hanno chiesto cosa facevo e così mi è venuta questa battuta del gastronauta.
E da allora ormai mi porto dietro questo nome, ormai la gente forse conosce più il Gastronauta di Davide Paolini anche per la trasmissione su Radio 24, probabilmente, che si chiama Il Gastronauta, e anche per altre trasmissioni televisive che ho fatto, e quindi ormai sono il Gastronauta per tutti e il mio nome è quasi dimenticato. Il percorso di questo libro è molto particolare perché praticamente io ho ricostruito una biografia della mia vita attraverso le ricette, anche perché ogni ricetta è preceduta da un ricordo. Quindi io tutte le ricette che ho portato su questo libro sono sicuramente ricette d'antan, però ognuna è un legato a un ricordo della mia vita. E si può dire che è una biografia gastronomica questa. Dimmi quello che mangi e ti dirò chi sei, è proprio vero? Beh sì, perché se magari uno esce con una donna, questa qua per tre volte prende l'insalata e basta, magari anche scondita, insomma comincia a venire qualche dubbio sul personaggio. Qualche tempo fa io ho definito che se una donna non mangia lo zabaglione non ci esco, quindi può essere anche questo come caratteristica. No, beh, a parte queste battute, credo che si delinei il carattere di una persona. Io dico che non sono un conoscitore di cibo, sono un conoscitore di territori. Per me il cibo è un medium per conoscere i territori, conoscere delle storie e quindi arrivare all'uomo. Ecco perché ho cercato di darmi una definizione che non era critico, giornalista, ma era gastronauta, perché gastronauta è tutto questo. E così vi abbiamo spiegato anche chi è il gastronauta. Tornando all'argomento nostro del trapianto dei capelli, vediamo a questo punto, prima e dopo l'intervento, Paolo, le immagini che mostrano effettivamente qual è stato il processo, il cambiamento. Eccolo qui, vediamo una prima fase. Allora, quella era proprio la prima fase, nel senso che sulla sinistra vediamo proprio la condizione iniziale di Paolo. Sì. Aveva pochissimi capelli proprio nella zona centrale, così abbiamo abbassato leggermente, però sempre mantenendo un disegno naturale, perché chiudere troppo le stempiature rende il tutto assolutamente poco naturale. Invece, come si vede attualmente, sembra che Paolo non abbia subito proprio un intervento di estetica. Assolutamente, quindi, d'accordo. Quindi abbiamo immaginato quale potesse essere poi alla fine del percorso chirurgico, che ripeto sempre almeno di un paio di sedute operatorie, immaginavamo quale potesse essere il risultato finale, o comunque quello che io avevo in testa di voler dare a Paolo e anche quello che avevamo convenuto insieme a Paolo. Nella foto di destra si vede invece il risultato del primo intervento e poi abbiamo il risultato finale. Questo è il risultato del primo intervento, dove avevamo già un buon rinfoltimento, praticamente quasi avevamo una foltezza simile ai capelli che erano nella zona posteriore, insomma, e dopodiché abbiamo provveduto al terzo rinfoltimento, che ci ha dato appunto quello che è il risultato attuale, che è questo che possiamo vedere, che possiamo estremamente vedere. Naturale, con una linea di capelli assolutamente naturale. Soddisfatto, Paolo? Assolutamente sì. Allora, finisce qui questa nostra puntata di Operazione Bellezza, che abbiamo dedicato al trapianto di capelli. Speriamo di avervi detto tutto. Noi ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 21, con una nuova puntata, e il venerdì la replica alle ore 22. Non prima di ricordarvi la nostra mail, operazionebellezza@istv.com, e ringraziando gli ospiti che sono stati con noi, cominciando il dottor Marco Pagliari, dottor Giulio Ferranti, Antonio Arabbia e ovviamente lui, Paolo Palladino. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima.